Siamo con Luciano Sau, presidente della Macomarese, oggi organizzatrice di questo evento, la Supercoppa regionale tra le vincitrici della Coppa di Eccellenza di Promozione. Innanzitutto una tua valutazione su questa manifestazione, su questa partita. Ma la partita che ha visto la Torres nettamente superiore, manifestazione bellissima, questa è la seconda volta che la facciamo in giro di pochi mesi. La prima era Torres Taloro, dove c'era un'enorme quantità di pubblico. Certo, spaventoso. È stata una bella partita, molto combattuta. E anche questa, non, magari con poco pubblico, però una bella partita di calcio corretta. L'ha visto naturalmente la Torres primeggiare con. Certo. Dal punto di vista della qualità, ovviamente, dell'organico. Niente da togliere al Fonni, che è una bella squadra coriacea, molto. Ben messa in campo, anche messa in campo sicuramente. Certo. Ecco, ti chiediamo ovviamente un bilancio finale per questa tua Macomarese che è riuscita a salvarsi dopo essere partita, diciamolo, però con ben altre ambizioni, no? Ma sicuramente siamo partiti con le ambizioni di fare un campionato di vertice, non certo di vicecampionato, però almeno di arrivare tra le prime posizioni. Poi purtroppo per una questione di così un po' sfortuna di organico. Un po' di infortuni. Siamo visti maggiore ritorno quasi quasi arrivare alla retrocessione, ecco. Insomma, poi meno male, finalmente l'ultima partita siamo riusciti a vincere con la Fanum, tra l'altro, la Fanum, escludendo dai playoff. Si giocava i playoff, certo, mi dispiace per loro, però purtroppo noi dovevamo salvarci, quindi noi abbiamo giocato come se dovessimo vincere il campionato. Ecco. Certo, è che una squadra vostra con grandi individualità, partendo dal portiere Mario Fadda, fino ad arrivare ovviamente agli attaccanti, a Leo Scanu, a Marco Falchi. Che cosa vi è mancato, secondo te, dal punto di vista così del gioco? Siamo partiti all'inizio con un organico di prima qualità, con Mura, Bagedda, L'Ostia, poi per problemi loro di lavoro, di magari di ambientamento, a dicembre sono andati via e quindi siamo trovati un attimino impreparati nell'affrontare la regione di ritorno con più magari convinzione, con più cattiveria. E poi ci è mancato anche il portiere, che per due mesi Mario Fadda è stato fuori per un infortunio, non è neanche infortunio, per una malattia, ecco, quindi alla fine è costato tanto. Ecco, quindi. Invece una valutazione sul campionato, Tonara che ha vinto il campionato. Meritato ampiamente. Ecco, invece dei playoff ti aspettavi questo esplua della Bittese che ha vinto a Masullas? Ma sinceramente la Bittese a me non mi ha entusiasmato, né qui né lì. Qui abbiamo perso per colpa nostra, lì abbiamo perso per un'ingenuità lo stesso, perché abbiamo buttato dei ragazzini, i Giannabitti, quindi niente. Secondo me la Masullese sul campo era superiore, poi certo. Ogni partita fa storia a sé, quindi non. Evidentemente sono stati più bravi loro. Speriamo che d'estate ovviamente la Macomarese ritrovi compattezza e soprattutto che possiate ritentare l'anno prossimo l'assalto alla promozione, anche perché Macomer merita sicuramente un campionato superiore. Sicuramente sì, abbiamo un parco giocatori, sia noi che Macomer che merita sicuramente in un'altra categoria, ecco. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Luciano Sau, ovviamente Luciano. Naturalmente voglio ringraziare anche il nostro allenatore che Raimondo Marras, certo. Raimondo Marras, che merito di questa salvezza è sicuramente anche suo, ecco. Certo. Benissimo, grazie ancora. Ok, ci sentiamo prossimamente.